schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la crew. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli ragazzi, ancora funzionante al 100%, ve lo garantisco io. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di la mira manuale, in primis dovete essere in mira manuale, il primo requisito. Il secondo requisito ragazzi, in mappa dovete avere tutte quante le attività visibili in maniera tale che potrete andare sopra l'attività, unirvi con il quadrato quando vi servirà, in maniera che vi potrete teletrasportare da una parte all'altra della mappa. Allora, per mettere le attività visibili dovete venire nel menu interazione, andate su nascondi attività, vi mettete su personalizza e fate mostra su tutte quante le attività. Quindi una volta che abbiamo tutto ciò, diciamo che parte dei requisiti sono ci sono già, diciamo. Allora, nella base operativa ovviamente dovremo avere la Vanguard e dovremo avere anche un amico che sta giocando in una sessione, lui non lo deve sapere, non è necessario che lui lo sappia, comunque che sta giocando in una sessione diversa dalla nostra. Allora, per fare ciò andate in GTA in maniera tale che vi caricherà solamente gli amici di GTA come ho fatto io, e qui avete tutti gli amici che stanno partecipando, cliccate due volte il tasto PS e siete pronti. Ultimo requisito ragazzi, ultimo ma non ultimo proprio, insomma, dovete avere una LGRH8 retro custom, insomma, che volete duplicare. Non duplicate deluxe, non duplicate auto deluxe, non duplicate un cazzo, duplicate solamente retro custom auto di Bennis ragazzi, perché sono quelle che pagano di più. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo fare ragazzi? Entriamo nella Vanguard. E una volta che siamo nella Vanguard, schiacciamo due volte tasto PS e facciamo partecipa a partita di un nostro amico. Ovviamente questo ragazzi dipenderà dalla nostra connessione, dalla nostra velocità. Vedete a me quanto ci mette. Vi dirigete verso la porta e entrate. Accettate il primo messaggio e il secondo lo rifiutate. Una volta che avete rifiutato il secondo messaggio, vi trovate in questa situazione. E quando siete in questa situazione siete già buggati ragazzi, quindi aprite la mappa, doppio tocco sul pad per aprire tutta quanta la mappa per esteso e scegliete l'attività che è vicino al vostro garage ragazzi, mi raccomando fatelo nei garage con appartamento, se vi chiederà ovviamente di essere l'host dell'attività diventatelo, e come dicevo fatelo nei garage dell'appartamento, non fatelo nel CEO perché non funziona. Una volta dentro l'attività fate partecipa a sessione, accettate il primo messaggio e rifiutate il secondo e vi teletrasporterete dove avete messo la vostra meta. Quindi a questo punto, quando siamo qui dove abbiamo deciso di stare, entriamo nel garage dove andremo a fare il glitch, che dovrà contenere delle LGRH8 da sacrificare, LGRH8 semplicissime ragazzi, mi raccomando, quindi ricordate la LGRH8 retro custom nella base operativa ovviamente piena, e nel garage questo dovete avere delle LGRH8 normali. A questo punto salirete su una, salgo di qua per non confondervi le idee, aspettate che il motore si avvia, quando si è avviato dopo 2-3 secondi, vedete quanto ho aspettato io, fate retromarcia e automaticamente avrete questo spawn, vi riporterà alla base operativa ragazzi, quindi attendete qualche secondo, dopodiché andate ad entrare dentro la base operativa. Ovviamente come vi ho già detto prima,
avete visto il messaggio base operativa piena, quindi deducete voi che deve essere piena la base operativa. Quindi entrate nella base operativa con la vostra LGRH 8 semplice. E una volta dentro la andate a sostituire con la vostra retro custom, ragazzi. Sì, avete capito bene, con la retro custom. Quindi adesso andiamo a vedere. Vi faccio vedere che la retro custom è rimasta qui, ma nel gioco, in pratica, nel nostro pallino azzurro ci segnerà che è una LGRH8, come state vedendo. Quindi il bug sta funzionando perfettamente. Ragazzi, io ho voluto rifare questo video, solitamente li faccio a velocità un pochino più andante, questo l'ho voluto fare a velocità naturale, perché qualcuno mi dice non funziona, qualcuno mi dice è stato patchato, qualcuno mi dice una cosa, qualcuno me ne dice un'altra, e quindi l'ho voluto rifare. Allora, guardate bene questa tag, ragazzi, finisce con 43, incomincia con 41, ok? Adesso usciamo e vediamo che la nostra targa è cambiata, 03 iniziale e 7 finale. A questo punto ci allontaniamo un pochino dalla base operativa, nel mio caso, poi nel vostro caso non lo so, ma nel mio caso, se io mi allontano il centro operativo mobile mi spawna vicino alla base operativa. In pratica scendiamo dal veicolo, chiamiamo il centro operativo mobile, e ci dirigiamo nuovamente verso il centro operativo mobile, ragazzi. A questo punto nel centro operativo mobile dovrete avere una LGRH8. Adesso vi faccio vedere. Io in questo caso, ragazzi, ho una retro custom, però vado a sostituirla per farvi capire bene come funziona il glitch. Quindi andiamo a mettere una LGRH8 nel nostro centro operativo mobile. Come vedete, io ho una retro custom, però non mi interessa, la sostituisco giusto per farvi vedere, per non imbrogliarvi. Quindi a questo punto sostituisco e vado ad entrare nel centro operativo mobile. Se voi avete già una LGRH8 nel centro operativo mobile, non serve che fate questo procedimento, ovviamente. Una volta entrati nel centro operativo mobile, l'auto sarà già salvata, ragazzi. Quindi che cosa dovete fare? Uscite dal centro operativo mobile e vi spawnerà in centro città, ragazzi. Come vedete, mi ha spawnato in centro città. Adesso io vado a mettere quest'auto, che è sempre quella con quella targa con cui siamo usciti, nell'Eclipse Tower, giusto per farvi vedere che l'auto è stata duplicata. Se invece volete continuare il glitch, vi basterà teletrasportarvi nuovamente vicino alla base operativa, rientrare nell'attività e riuscire a piedi, semplicemente senza fare nulla, e vi spawnerà l'auto vicino e la rimettete dentro la base operativa. Però in questo caso io vi faccio vedere, diciamo che l'auto è stata duplicata, che altrimenti, insomma, se non ve faccio vedere tutto, regà, magari pensate che ve sappia per culo e continuate a commentarmi: il glitch non funziona, il glitch non funziona, il glitch non funziona, quando comunque questo glitch funziona un amore. Ce n'è un altro, ragazzi, che vi permette di fare il bug solamente una volta, però avete bisogno di un amico in sessione che vi aiuta, e l'inconveniente di quel glitch è che il vostro amico prima o poi prenderà l'antisportività. Come sapete, ragazzi, io porto sempre e cerco di portare sempre e solo il meglio per voi, quindi ve lo sconsiglio quel glitch, dal momento che il vostro amico potrebbe diventare antisportivo.
Questa ragazzi è la data di oggi, 7/3/2018, sono le 13.55 quando ho girato il glitch, adesso che lo sto editando sono le 14.22 e quindi nulla ragazzi, il glitch è ancora funzionante. Detto questo, approfittatene perché non so quanto durerà. Un saluto a tutti e al prossimo video.